Si intitola il libro che stiamo per raccontare Dimmi chi sei. La casa editrice Sperling & Kupfer, l'autore Enzo De Somma, che è collegato insieme con noi qui nel posto delle parole. Buongiorno Enzo De Somma. Buongiorno a tutti. E grazie per essere insieme con noi qui nel posto delle parole per farci attraversare un romanzo sicuramente molto particolare che almeno ci porti un po' altrove da questo tempo sospeso. Leggo che Enzo De Somma è un brand strategist, tenetevi forte, brand strategist, copywriter, project manager con oltre 10 anni di esperienza. Si è laureato con lode nel giornalismo, in giornalismo alla Sapienza Università di Roma, dove dal 2010 al 2017 ha collaborato alla cattedra di brand design. 2 anni fa ha aperto la pagina Instagram shuttle_river_official che ha superato i 100.000 follower. Complimenti. Dimmi chi sei è il suo primo romanzo. Dimmi chi sei, tra l'altro, è uscito poche settimane fa, quindi è fresco di stampa, per così dire. Ma Enzo De Somma, cominciamo a capire un po' questa selva di nomi nei quali io mi trovo sempre un po' così a disagio perché non conosco bene i dettagli. Brand strategist, copywriter, project manager, vabbè, copywriter sappiamo tutti chi è, brand design, ecco, ma soprattutto brand strategist. In che cosa consiste questa cosa? Sì, essenzialmente mi occupo di realizzare delle strategie di marca. I brand sono quei più comunemente chiamati loghi che affollano i marchi, che possono essere il marchio dalla Coca-Cola, tanto per dire un nome, alla pasta Buitoni, no? Ecco. Esatto, che affollano, come dire, gli scenari metropolitani e quindi io mi occupo essenzialmente di innanzitutto di strutturare delle strategie per le aziende e poi chiaramente avendo delle come dire, competenze di scrittura. Mi occupo anche di redigere documenti, scrivere headline e testi insomma di copywriting creativi e quindi linguaggi creativi per la pubblicità, per le aziende, per quindi insomma questo è quello che è il mio pane quotidiano, diciamo. Quindi lei è quello che scrive, per farmi capire, che ne so, esce, parliamo per esempio di moda, esce una nuova collezione, lei è quello che scrive il comunicato stampa della trend collection? Sì, il comunicato stampa diciamo più giornalistico, io mi occupo più che altro della creatività, quindi ecco, se esce un nuovo prodotto sul mercato io mi occupo di quelli che saranno i linguaggi sia testuali che come dire spunti, stimoli in termini visivi del nuovo prodotto, dell'iniziativa, di un evento, quindi insomma mi occupo di curare gli aspetti, sono un comunicatore essenzialmente. Ecco, questo è importante, perché noi quando vediamo una comunicazione pubblicitaria, non ovviamente non è che siamo tenuti a saperlo, ma dietro ogni comunicazione pubblicitaria c'è un adattamento di immagine, di tono di voce, di linguaggio, sì, di proposta, di persone, di atteggiamento e via di questo passo. E questo credo che sia un lavoro anche molto psicologico, oltre che strategico, importante per l'azienda. Certo, cioè, come dire, sono diverse le discipline che entrano in campo. Io nella mia attività, come dire, lavoro con architetti, giornalisti, insomma, designer, cioè, insomma, ci sono tante diverse figure professionali che entrano in campo quando c'è un progetto di comunicazione oggi. E come dire, gli aspetti oggi strategici, insomma, per me è importante ricordare che hanno anche come dire, al centro oggi anche un senso etico molto, molto importante, molto forte, e quindi anche un settore che è cambiato molto negli anni, devo dire anche per l'avvento del digitale che è stato nel settore della comunicazione davvero fatto da spartiacque, e forse quello della comunicazione è quello che più ha risentito della rivoluzione digitale, in questo senso perché sono cambiati proprio profili professionali e modo di lavorare. E non è un caso che ad esempio il mio blog Shuttle River Official, che lei prima annunciava, è appunto un brand, no? Innanzitutto, e quindi quando l'ho realizzato l'ho pensato in un'ottica di marca, in un'ottica di brand, che vuol dire attraverso, come dire, un aspetto identitario, cioè ho pensato innanzitutto all'identità di quel contenitore che è appunto Shuttle River, è capace poi di raccogliere intorno a sé delle persone, dei lettori che insomma devo dire mi ha stupito me stesso il fatto che nell'arco di un paio d'anni appunto oggi sono più di 100.000. E perché si sono, come dire, hanno sposato un po' un progetto, hanno un po' cioè non sono soltanto, come dire, scritti, non è soltanto testo, non sono solo parole, e anche la capacità di costruire un contenitore
dentro al quale poi avviene il dialogo, no? Cioè alcune persone si riconoscono e iniziano anche a parlare tra di loro, quindi iniziano a sentire quello spazio anche proprio. E sicuramente anche per costruire un'identità in Instagram ci vuole ovviamente l'idea per pensare chi sarà il lettore, no? E questo certo, è molto importante, certo. E questo è un po' il risultato dei 100.000 follower che certo. Lei ha. Sì, devo dire che le cose vengono anche un po', come dire, vedendo facendo, per essere prosaici, cioè nel senso che poi è chiaro che... E piano piano vedi anche quelle che sono un po' le risposte, le cose che più o meno interessano di più, e quindi oggi il pubblico è sempre di più protagonista della comunicazione, no? Perché orienta tantissimo le scelte di chi poi la comunicazione la fa, e tanto che secondo me oggi è molto difficile, come dire, distinguere tra chi la fa e chi la riceve. È diventato tutto un grande dialogo che ha al centro la relazione. Quindi Chateau River, la forza secondo me di Chateau River, della pagina Chateau River, è quello di riuscire a mettere in relazione le persone su un argomento che, come dire, su due argomenti principali. Uno che è quello appunto dell'amore, no? Ma direi, come dire, dei sentimenti, della relazione, dell'affettività, che oggi è un argomento centrale perché purtroppo sembra essercene poco, no? E poi quello delle motivazioni, cioè quello, come dire, l'aspetto motivazionale, quello che un po' ti porta, come dire, a tornare a credere nel futuro, a credere in te stesso, anche a scoprirti. Quindi la pagina, come dire, ha queste due direttrici dentro di sé, che sono, secondo, che poi come dire, collimano col concetto di identità, che oggi secondo me è il decisivo, cioè, e non a caso il libro si chiama Dimmi chi sei, no? Perché appunto è un interrogativo, è una domanda alle persone, come dire, anche per cercare di oggi di venire fuori, no? Enzo De Somma, però mi scusi se lo interrompo, ma questo romanzo è anche un po' una derivazione di Chateau River? No, sicuramente sì, il romanzo è legatissimo alla pagina, sì. Perché io l'ho scritto, come dire, in un periodo in cui appunto gestivo la pagina, e quindi sono un po' dei vasi comunicanti, sicuramente ci sono delle idee che erano nate appunto proprio sulla pagina che io poi ho trasferito nel romanzo. Il romanzo è una storia d'amore, quindi non voglio creare equivoci, comunque è un romanzo. È la storia di uno scultore che durante la notte, se posso fare un po' di... Ferrose, ma poi lo raccontiamo fra poco. Ah, ecco. Okay. Però voglio dire, è un romanzo, non voglio creare questo perché è un romanzo. Ma certo, è un romanzo, è un vero romanzo d'amore. E dimmi chi sì, sei. È un romanzo, è una storia d'amore, però è chiaro che non è, come dire, c'ha dietro un vissuto, come dire, anche dei significati che rimandano poi a questi aspetti di cui invece stavamo parlando. Certo. È chiaro che non posso dire tutto, perché altrimenti però no, ecco, ha un noi non vogliamo dire tutto, andiamo per suggestioni qui nel posto delle parole, Enzo De Somma, perché ci piace così tanto andare per questa strada, semplicemente per una cosa molto semplice, per rispetto dei nostri ascoltatori prossimi, perché a volte i libri, pensiamo noi, nel nostro piccolo, vengono persino troppo raccontati. Partiamo a raccontare quindi questo libro, dall'immagine di copertina. È un'immagine che tutto subito mi ha detto qualcosa. E sarà che sono andato a vedere Chateau River prima, e poi ho visto questa immagine e ho pensato, ma... questa donna e quest'uomo sono dentro una nuvola, quella che oggi chiamiamo tutti il cloud, dove tutti abbiamo gli archivi. Poi, vedendo bene, in effetti questa nuvola è fatta di capelli, ma è un'immagine molto bella. Sì, è bella la tua interpretazione, per il resto, come dire, i due amanti che si guardano negli occhi è un po' un archetipo, quindi, sì. Quindi insomma può dare delle suggestioni le più svariate, però sì, mi riconosco molto nella tua interpretazione, anche quella, come dire, del vissuto digitale, perché oggi l'amore, come dire, si vive anche attraverso gli schermi, che secondo me non è del tutto un minus, cioè io non sono tra gli apocalittici, no, diciamo, tutt'altro, non bisogna. No, secondo me no, nel senso che anche, come dire, sono mai realtà e virtuale, sono due vasi comunicanti, e diventa sempre più difficile, secondo me, dire che il virtuale non sia reale. Anzi, in queste giornate in cui purtroppo viviamo questa situazione non proprio carina, diciamo, scopriamo quanto ci siano anche d'aiuto le tecnologie per sentirci più vicini, e quindi quanto siano poi in realtà corpo, quanto siano più vive
è molto poco virtuale per certi aspetti. Però è chiaro che poi ci sono, come dire, degli aspetti deteriori, delle estremizzazioni, che quelle vanno chiaramente controllate e andrebbero smussate. Però, diciamo, per il resto, secondo me, come dire, il virtuale non è un deterrente all'amore. Sono forse altre le forze e i problemi che oggi rendono, come dire, problematiche le relazioni, gli affetti e la vicinanza tra le persone. Ma non credo che sia il virtuale il problema principale. E per tornare al libro, sì, lo dicevo, sono, come dire, sono due persone che si guardano negli occhi, perché la storia nasce da uno scambio di sguardi. C'è appunto il protagonista Alessandro Ferrosi, che è uno scultore molto noto di Milano, che durante la notte di carnevale, mentre lavora una sua opera, sente questo rumore di tacchi venire dalla strada, quindi si affaccia. Allora Enzo De Somma, visto che abbiamo citato proprio l'inizio, a mezzanotte, nel capitolo L'incontro, dalla voce dell'autore ci faccia sentire che cosa è successo oltre al rumore di tacchi dalla strada. Sì, allora posso leggere, insomma, quindi proprio l'incipit. Rumore di tacchi dalla strada. E questa è la prima cosa che ricordo di te. All'inizio c'è stato un suono, una musica, un motivetto che fischiettava e non riuscivo a riconoscere. Forse le persone sarebbe meglio rimanessero solo questo, il suono del loro nome, che spesso neanche ascolti e poi finisce per mischiarsi con la tua carne. Ma tu avevi deciso di fare un'entrata in scena decisamente accattivante. Tu, all'inizio, avevi il suono delle tue gambe. Bello. Stavo soffiando via un po'. Mi fermo? Prego, vada pure avanti, che l'ascoltiamo con piacere. Stavo soffiando via un po' di polvere dalla mia ultima opera, una statua in travertino alta 3 metri, quando quel suono di donna mi attraversò le orecchie. Ero nel mio atelier in via Monte Napoleone a Milano. Il giorno dopo ci sarebbe stato il vernissage. Era una mostra importante per me. Le voci in giro dicevano che la mia vena artistica si era esaurita. E un po' avevano ragione. Il successo, i soldi sono un problema per la vera arte. Questa volta, però, avrei sorpreso tutti. Maledetti critici. Volevo che sgranassero gli occhi. La mia opera più importante era proprio questa statua. Avevo realizzato un oggetto impossibile. Colpito un'anima. Mi fermo perché poi aveva realizzato un oggetto impossibile, ma soprattutto aveva scolpito un'anima. Ecco, e qui è questa... Sì, questa... Beh, è un po' il sogno di tutti gli scultori, no? Devo dire, per riuscire a fare in modo che la propria opera prenda vita. E forse la sua opera prende vita appunto in questo sguardo, negli occhi di questa ragazza che lui... vede per strada e da lì parte tutto. La storia è ambientata in 24 ore, e quindi lui da mezzanotte, cioè questa scena che appunto raccontavamo, è situata, come dire, alla mezzanotte del dubbioso giorno di carnevale, e da lì parte la storia fino alla mezzanotte del giorno dopo, quindi sono 24 ore, 24 capitoli, e il lettore seguirà il percorso di Alessandro, che culminerà alle prime luci dell'alba, quando sarà messo davanti a una verità, come dire, traumatica, e dovrà risolvere questo mistero poi. E dovrà risolvere il mistero, dovrà impegnarsi, mentre non è che prima non si impegnasse, prima era diverso, perché questo è un voltare pagina, è la vita che ogni tanto ti chiede il conto, e il conto giustamente bisogna saldarlo. L'amore fa parte di quelle cose della vita che possono essere definite solo per esclusione di ciò che non sono. Per cui... tutti sanno cosa non è amore, ma nessuno sa cosa esso realmente sia. Beh, devo dire che questa è una frase molto da equazione algebrica. Sì, io infatti, come mi piace dire anche sul blog, che ho un approccio fenomenologico all'amore. Cioè, nel senso, non mi piacciono le... Secondo me l'amore può essere spiegato. Noi lo vediamo sempre, è una forza irrazionale, ma secondo me è un errore viverlo esclusivamente come qualcosa di irrazionale. Cioè, c'è la possibilità anche di provare un po' a capirlo, di, no, anche attraverso le esperienze che uno fa. Cioè, non è tutto così evanescente, non è tutto così probabilistico. E ci sono degli aspetti, delle ricorrenze, c'è un modo anche di vivere d'amore, imparando un po' a difendersi e un po' a giocare, a saperlo giocare, no? Cioè, secondo me non è tutto così impossibile. C'è sempre questa visione dell'amore come se fosse qualcosa di assolutamente irrazionale. Certo, lo è, però secondo me poi nella relazione con l'altro c'è anche tanto lavoro da fare.
un lavoro ad esempio di autostima su noi stessi, di conoscenza dell'altro, di capacità di mettersi in discussione. Ne manca uno, Enzo De Somma, manca quello della seduzione, perché qui il gioco della seduzione entra protagonista proprio nelle prime pagine, nelle prime 30 pagine credo, e la seduzione è veramente una parte essenziale. Perché? Beh, sedurre, come dice la parola, appunto significa condurre a sé, no? Quindi nel momento in cui tu incontri l'altro e inizi la partita, diventa fondamentale riuscire a catturare l'altro, no? E che non è per forza un inganno, cioè l'amore, come dire, ha un aspetto ingannevole, ma non sempre, poi dipende dalle intenzioni, dipende poi dal contesto, da come le cose vanno, ma non è, come dire, la seduzione va coltivata assolutamente, fa parte, è una delle figure dell'amore. Il racconto appunto si sviluppa in questi 24 capitoli, appunto inizia con l'incontro, no? Perché ogni amore inizia sempre con un caso scatenante che è l'incontro tra le due persone, poi appunto la seduzione, poi c'è la mancanza, la paura. E la mancanza è anche un aspetto importante, spesso lo vediamo sempre come qualcosa appunto di negativo. È il desiderio. Nella mancanza. Esatto, è il desiderio che si struttura nella mancanza. Quindi la mancanza è fondamentale all'interno del discorso d'amore. Quindi anche quello è un aspetto che non va assolutamente eliminato. Spesso la paura ci porta a pensare, ecco quando c'è la domanda d'amore, tu mi ami, ma tu ci sei, tu sei presente con me. Sono tutte domande, come dire, un po' sempre ansiogene, che spesso finiscono per rovinare anche l'amore, perché non accettano la mancanza, non coltivano il desiderio, appunto, cioè non permettono al desiderio di strutturarsi, di crescere. E crescersi appunto gli dai anche aria, gli dai ossigeno, lo alimenti. Se invece vuoi sempre, come dire, avere quella l'input di realtà sulle cose, quindi quella certezza, ecco, l'amore per chi anche sa un po' rischiare, diciamo. Cioè se non rischi, se non sai un po' rischiare, se non hai anche un po' voglia di farti male, ma come tutte le cose della vita, no? Le emozioni sono quelle che un po' più belle sono quelle che un po' spaventano. Se vuoi un'emozione come dire, precotta, preconfezionata, te ne fai poco, secondo me, no? Quindi quindi quando vuoi, secondo me, vivere qualcosa devi anche metterci ecco, appunto, l'anima e il cuore, quindi anche un po' rischiare, no? Altrimenti aggiungi oltre all'anima e al cuore un pizzico di fortuna, che ne so, incontri una donna per strada che legge le carte, dai un po' di soldi e dici una cosa che adesso spero di trovarla perché io l'ho sottolineata cosa, eccola qua, mi dia un po' di futuro, ecco. Sì, è l'incontro a un certo punto, appunto all'inizio del romanzo, Alessandro fa un incontro con una cartomante, quanto anche i tarocchi siano uno degli archetipi, no, dell'amore, e lui appunto fa questo incontro con questa maga e lei le predice in qualche modo, le fa una sorta di profezia, che anche qui chiaramente non andiamo a svelare, ma che insomma, e da lì lui appunto, come dire, la storia si ammanta un po' di magia, ecco, anche perché l'amore anche ha questo aspetto, sia della fortuna che della magia, che purtroppo si devono anche incastrare. No? Certo, non è tutto sotto il nostro controllo, questo è chiaro. Enzo De Somma, ma quanto conta nell'amore, e mi riferisco alla parte, al capitolo, mi pare alle ore 6, quello dedicato al sesso, quanto conta la tempesta amorosa dal punto di vista fisico? Tutti si pensa alla durata, all'intensità, alle promesse e così via, e invece mi sembra di capire che qui conta arrivare vicini al limite, non superare il limite come uno potrebbe dire così preso dal momento, invece no, c'è una tensione diversa. Quanto conta avvicinarci al limite? Beh, il sesso, come dire, filosoficamente è una metafora dell'avvicinarsi al limite, no? E il momento, come dire, dell'amplesso, è un momento estremo, no? E in cui in qualche modo gli amanti si illudono di vincere il tempo, il momento in cui il tempo si sospende, il momento in cui il tempo si spezza, si piega, e però poi subito dopo ci accorgiamo che siamo ancora qui, siamo ancora nelle mura della realtà, siamo ancora sulla terra, come dire, e quindi è un momento in cui c'è vittoria e sconfitta sul tempo. Il limite è da intendere in questo senso qua. L'amore è una straordinaria sfida nei confronti del tempo, non a caso gli amanti sperano sempre che l'amore sia eterno, perché l'amore è la più straordinaria, pervicace, forte sfida contro il tempo che sia mai riuscito a creare l'uomo. Cioè è l'unico forse momento in cui veramente hai la sensazione di vincerlo, no? Di abbatterlo per un istante, però poi ritorni nell'abisso, ritorni nel reale, ritorni
nelle condizioni in cui appunto la vita ci obbliga. Però l'invito, secondo me, ecco, non è da guardare questa cosa in modo pessimistico, ma anzi l'invito del libro è quello di imparare a danzare nel collinte, che è un po' una figura nicciana questa, no? Quando Nietzsche dice crederei solo a un Dio che sapesse danzare, cioè è questo il senso, cioè bisogna imparare a danzare col limite nella vita, anche se la realtà in qualche modo ci condiziona, ci obbliga a restare in determinati tipi di situazioni appunto obbligate, noi dobbiamo saper danzare con il reale, quindi anche in situazioni difficili, anche in situazioni riuscire ad avere sempre quella capacità di essere amici del reale. Però e l'amore stava dicendo? No, l'amore in questo senso è uno strumento straordinario per l'uomo per vincere queste forze, no? È un dono, è assolutamente un dono. È chiaro che poi, come tutte le cose, c'è anche il rovescio della medaglia, quindi non è da vedere, a me non piace da trasmettere una versione edulcorata dell'amore tutta luce, l'amore è anche ombra, anche. Però è chiaro che quella è la vita, cioè vivere e attraversare stati di luce, cioè è un attraversamento, no? E l'amore sicuramente è un demone che, come dire, a volte riesce a guarirci, a volte invece ci apre la ferita, però siamo più vivi quando la ferita è aperta che quando, quindi è sempre comunque da inseguire, da coltivare. Perché proprio per sentirci vivi, altrimenti la vita diventa di una piattezza, e secondo me anche questo forse è uno dei veri problemi oggi dell'amore, cioè oggi come se volessimo vivere una vita sempre controllata, no? Sempre oggi tutti hanno paura, quindi ora ci ritroviamo sempre più confinati in delle situazioni che vogliamo sentirci a nostro agio, protetti, però in realtà le emozioni, la felicità è qualcosa con cui farsi anche male. Cioè oggi il pubblico amano stare sempre dietro gli schermi, no? Ma se voi devi, come dire, essere felice, devi anche vivere l'azione. E quindi bisogna anche un po' tornare a essere degli Achille, no? La figura di Iliade, no? Cioè bisogna anche scendere poi in campo, non puoi stare soltanto a guardare se vuoi essere felice. Ma l'illusione di oggi è quello che appunto stando dietro in qualche modo siamo protetti, però poi ti perdi quello che poi la vita, secondo me, sono gli aspetti più belli. C'è una pagina in cui, dal libro di Enzo De Somme, Dimmi chi sei, dove io ho avuto veramente una grande delusione, lo devo ammettere, succede, no? Non si è mica sempre d'accordo con quello che uno scrive, no? Ed è anche il bello. I libri devono. Però subito dopo questa delusione ho avuto la prova del 9. Poco fa Enzo De Somme parlava del tempo, il tempo si spezza, il tempo si piega e così via, a proposito dell'amore. Poi in una pagina io mi ritrovo una frase che mi ha fatto molto pensare. L'eternità si fonda sull'algoritmo della ripetizione. Ora, siccome è una parola che io non amo, è quella dell'algoritmo, perché sembra essere il demone degli anni che stiamo vivendo, no? Che determina ogni cosa, dico no, anche tra le lenzuola mi ritrovo l'algoritmo. Però la frase continua: affinché una storia d'amore duri per sempre, deve trasformarsi in un enigma. Ora, più che l'algoritmo, io scelgo l'enigma, lo preferisco. Tutta la vita, assolutamente. Beh, certo, ma questo gli artisti lo sanno, no? L'enigma crea una ripetizione, perché, come dire, la vera opera d'arte è quella che crea enigmi, cioè che non è mai risolvibile, o che è risolvibile in infinità di modi, e quindi porta sempre a essere ripresa. È un po' quello che fanno anche i classici della letteratura, cioè non si esauriscono mai, non esauriscono mai la loro carica significante, cioè la loro capacità di parlarci, anche se magari sono stati scritti negli anni fa. E così le opere d'arte, così l'amore deve essere enigmatico, cioè in che senso? Noi non dobbiamo esaurire il mistero dell'altro. Ecco, ritorniamo alle domande che dicevo prima, quelle domande che cercano a tutti i costi di sapere dall'altro, ma tu mi ami, ma tu mi ascolti, ma tu sei qui con me, no? In modo a volte irruente. E quelle sono domande che spesso, ecco, ammazzano l'amore, perché lo riconducono a una dimensione estremamente chiara, reale, tutta visibile, ma l'amore invece devi anche coltivare l'ombra, devi anche saper coltivare il mistero, la mancanza, la distanza, il rispetto dell'unicità dell'altro, che non può essere mai esaurita, e se non si esaurisce l'amore può veramente durare a lungo,
ma nel mondo, quando è che finisce l'amore? Quando ormai dell'altro sappiamo tutto, quando ci diamo per scontati, quando ormai non ci aspettiamo più sorprese, quando sentiamo che l'altro ormai è stato determinato totalmente dal consumato dal rapporto. E ecco che invece imparare a innamorarsi, a coltivare, a rispettare il mistero dell'altro è uno dei segreti per l'amore, che non dico eterno, ma insomma che può durare più a lungo possibile. Amore non sarà eterno, ma bisogna viverlo con quella tensione dell'eternità, come forse faceva Alessandro Ferrosi quando in quella notte di carnevale ha incontrato quella donna. Riuscirà poi a reincontrarla? Lo scopriranno i nostri ascoltatori, prossimi lettori del libro pubblicato da Spelling & Kufer, libro intitolato Dimmi chi sei, scritto da Enzo De Somma. Prima di salutarci, Enzo De Somma, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Io faccio parte di quei lettori che ne leggono 4-5, però poi magari 2-3 non li finiscono, insomma ne ho un po' sparpagliati sulla scrivania, e sto leggendo, io devo dire leggo soprattutto saggi, sto leggendo Le nuove melanconie di Massimo Recalcati, L'arte di amare di Eric Fromm e Saggezza di Eugenio Borgna. Libri straordinari, quello di Borgna, quello di Recalcati, poi sì, anche perché poi molto divulgativi e sono sempre ad affascinare. Poi la prosa di Eugenio Borgna è sicuramente qualcosa che bisogna conoscerla. E l'umanità anche. Esattamente, è una prosa molto umana che entra dentro veramente a tu per tu con la parola, sembra di vedere negli occhi quest'uomo straordinario mentre scrive, mentre parla. In questi giorni, Enzo De Somma, non possiamo non parlare del tempo sospeso che stiamo vivendo. In che modo il romanzo Dimmi chi sei può attraversare questo tempo? Perché la domanda, appunto, se vogliamo, dimmi chi sei, è proprio questo. Cioè, questo è il momento in cui chiedersi chi siamo. Cioè, è il momento in cui, come dire, siamo in contatto con il vero straniero, che non è quello che spinge alle porte dell'Europa, ma è quello che vive dentro di noi, quello è il vero straniero di cui abbiamo la vera paura. E in questi giorni in cui, come dire, siamo più soli, abbiamo anche più tempo per iniziare, come dire, un discorso dentro di noi e chiarirci, e poi magari, perché no, sognare una volta che ritorneremo alla nostra normalità, magari anche di provare a cambiare quantomeno il nostro di mondo, proprio attraverso la scoperta del chi siamo, che, come dire, conosci te stesso è una massima che gli antichi ci tramandano da millenni. E quindi, come dire, il romanzo ha anche questa, non so, forse sarà una velleità o un'aspirazione, però vuole anche questo messaggio. È un dimmi chi sei che, come dire, che nell'amore si struttura in modo straordinario, perché nell'incontro con l'altro e attraverso gli occhi dell'altro capiamo poi chi siamo, no? Cioè è l'altro che in qualche modo ci permette di conoscerci, noi da soli non ci riusciamo. Nell'incontro d'amore quello che avviene è proprio questa scoperta di noi stessi attraverso gli occhi dell'altro, che ci fanno un po' da specchio e un po' ci generano, un po' ci permettono di rinascere. E a questo punto chiudiamo la nostra conversazione con Enzo De Somma, che ringraziamo per il tempo che ci ha dedicato, per averci raccontato il suo libro Dimmi chi sei. Ricordiamo anche Instagram con Shuttle River Official. Grazie ancora, Enzo De Somma. Grazie, buona giornata. Grazie, arrivederci. Grazie.